Il presidente dell'Aquila Gizzi era stato chiaro, non faremo domanda di ripescaggio. Ieri però il comunicato di Lega Pro, che ha inserito tra gli 8 nomi per il ripescaggio proprio gli abruzzesi, ha fatto ancora sognare i tifosi rossoblù, ma la gioia è durata poco. Il numero 1 aquilano ha subito chiarito che quella rossoblù è stata solo una lettera per manifestare la disponibilità ad essere ammessi nella categoria superiore qualora si dovesse optare per l'ampliamento dei gironi da 18 a 20 squadre. In soldoni non esiste nessuna domanda, mancano le fideiussioni da 600.000 euro ciascuna e soprattutto manca il versamento di 200.000 euro a fondo perduto. A questo punto, a meno di clamorose ed improbabili decisioni della Lega, il sogno del ripescaggio in prima divisione è giunto definitivamente al capolinea. Discorso aperto invece per la prima divisione ad Avellino, Poggibonsi, Provercelli, Savona, Sud Tirol e Ternana. Per il salto in seconda sono in gioco Caronnese, Nissa, Rimini, Turris e Unione Venezia. L'esame delle domande e le certificazioni di competenza saranno effettuate nella riunione del Consiglio Direttivo del 2 agosto e dalle commissioni federale Covisoc e Commissione Criteri Infrastrutturali. La decisione finale sarà assunta dal Consiglio federale del 4 agosto 2011. Unica e quasi certezza le posizioni privilegiate di Avellino e Ternana.